Buonasera a tutti e benvenuti a quello che è il primo incontro dei dialoghi del crepuscolo. Come avete visto, dai, per chi mi segue anche un po' su Instagram, è un'iniziativa a cui sono molto legato, è un qualcosa di nuovo. Il crepuscolo è la luce, diciamo, un po' irradiata, soffusa, che prelude quello che è il tramonto. E dialoghi del crepuscolo significa i dialoghi delle idee, insomma, di quello che cerchiamo, di quello che vogliamo, di quello che desideriamo, di quello che pensiamo prima di andare a dormire. Insomma, questo è un po' quello che sta dietro ai dialoghi del crepuscolo. Ecco, mi presento brevemente, anche se qua vedo visi tutti un po' noti, però insomma un po' di bio su di me è doverosa. Allora, io sono Lorenzo Valentini, 19 anni, nato il 28 settembre del 99 a Rimini, cresciuto qui a Morzano di Romagna, ho frequentato il liceo scientifico a Volta, adesso studio, vivo e studio a Milano presso l'Università Bocconi, studio giurisprudenza. Non mi dilungo sulla mia facoltà perché è un po' particolare. Allora, innanzitutto vi anticipo che è difficile parlare di indifferenza con delle persone che con la loro semplice presenza oggi sono tutto fuorché indifferenti per quello che penso io. Allora, da dove partiamo? Da dove partiamo? Cosa facciamo stasera? Questa sera si fa filosofia, ok? E, io credo una cosa, nella mia vita col tempo, soprattutto quando mi sono avvicinato alla sfera umanistica, molte persone vengono e mi chiedono: Lorenzo, ma che cosa serve la filosofia? Ecco, è un quesito al quale non solo io faccio fatica a rispondere, ma emeriti filosofi, insomma, di tutte le taglie. E questa cosa mi ha preso un po' in scacco, mi ha reso un po' la vita difficile, perché è un qualcosa che qualcosa che sentivo dentro, che mi sconquassava e mi creava delle difficoltà. Poi col tempo ho capito una cosa, che l'errore non stava nella mia difficoltà nel dare una risposta alle persone, ma l'errore stava nel quesito, perché la filosofia non serve a niente. Ecco, quindi questa sera voglio iniziare con una provocazione. La filosofia è inutile. Il verbo servire non è un verbo che è proprio della filosofia. La filosofia non serve a nulla, dimenticatevelo. Però è una inutilità feconda, insomma, è fecondamente inutile. Insomma, la filosofia è il luogo privilegiato dal quale si può contestare un mondo storico che è il nostro. Perché è inutile? Perché nel nostro mondo tutto era portato ad un valore. Nel senso, la filosofia ha in sé l'inutilitas, l'inutilità. Quindi oggi, dove si prende l'utilità come criterio per guidare la realtà, ecco che la filosofia sembra inutile. Aristotele nella Metafisica scrive che la filosofia è scienza superiore proprio perché non serve a nulla. È slegata, è scevra da quel vincolo di servire a qualcosa. E sempre Aristotele tuona nella Metafisica dicendo: come l'uomo libero è superiore allo schiavo, poiché sciolto dal vincolo di servitù, analogamente la filosofia è superiore alle altre scienze proprio perché non serve a nulla. E poi dopo, col tempo, i secoli, le cose passano, girano, si capovolgono. E allora oggi, nell'immaginario dell'odierno fanatismo economico-finanziario che tiene in scacco il mondo, il rapporto si è invertito. La filosofia, proprio perché non serve a nulla, è scaricata, derubricata come scienza, sapere del tutto irrilevante. Allora occorre dire questo, e lo dico con una certa angoscia, che il nostro è il tempo dove conta solo ciò che può essere contato e vale solo ciò che ha un prezzo. Quando la gente viene da voi e vi chiede: ma tu quanto mi puoi produrre in un'ora? La tua forza da lavoro che termine ha in senso economico? Capito? Questo è il nesso di forza che regola il mondo oggi. Questa è l'assiomatica dell'utile. Do des, do finché tu mi dia. Ecco che la filosofia in questo contesto costituisce un'eroica resistenza, un baluardo. Ecco, insomma, questo è un preambolo sulla filosofia. Secondo luogo, passiamo a quello che c'è dietro di me. Ormai è un po' che lo vedete, non ho mai dato una spiegazione esaustiva, un po' concreta, su questo motto d'ordine, che è pessimismo della ragione, dell'intelligenza, come preferite voi, ottimismo della volontà. Qualche un po' di retroterra storico, è un motto che è stato reso celebre da Gramsci. Non mi voglio dilungare su Gramsci, mi limito a dire che è stato un grande pensatore comunista, che è stato ostracizzato fortemente, e oggi di lui si celebra solo un culto agiografico, insomma non si studia più, per dirla in parole povere. E quindi oggi riscopriamo anche un po' Gramsci. Quindi pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Perché? Perché queste sono sei parole su cui ho costruito la mia esistenza, e voi, secondo la mia opinione, dovreste costruire la vostra. Perché è necessario non cadere più in quegli stati d'animo banali e volgari
che io chiamo pessimismo e ottimismo. Smettiamola di dire così. Pessimismo e ottimismo sono due sassi che hanno un rapporto biunivoco, di interdipendenza. Possiamo dire che il mio stato d'animo sintetizza questi due sentimenti e li supera, ok? Sono pessimista con l'intelligenza, ma ottimista per la volontà. Cosa vuol dire? Che in ogni circostanza penso sempre all'ipotesi peggiore, ok? Per mettere in moto poi tutte le riserve di volontà che ho ed essere in grado di superare l'ostacolo. Non mi sono nella mia vita mai fatto delle grandi illusioni e per questo non ho mai ricevuto delle coscienti di illusioni. Mi sono, nel tempo, abituandomi, sempre armato di un certo tipo di pazienza, una pazienza non passiva, inerte per chi mi conosce, ma animata di perseveranza, ok? E perché pessimismo della ragione, ottimismo della volontà? Perché bisogna creare gente sobria. Gente sobria che non si disperi dinanzi ai peggiori errori, non si esalti dinanzi alla più piccola sciocchezza. Pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. Oggi si dice che non possiamo fare quello che vogliamo, si vuole tutta una serie di cose di cui presentemente ne siamo privi, no? E tutto ciò che è represso poi si scatena come un fiume. È un ragionamento sbagliato, perché a mio avviso occorre scatenare violentemente verso di sé il presente, se lo vogliamo cambiare, così come pessimismo dell'intelligenza, ottimismo della volontà. Quindi dobbiamo vedere lucidamente tutte le condizioni sfavorevoli per un nostro cambiamento, perché conducendo uno sforzo razionalmente, con pazienza, con accortezza, senza trascurare i pochi elementi favorevoli che abbiamo e non dimenticando di immunizzare i moltissimi elementi sfavorevoli, allora vi assicuro che è possibile ottenere un qualche risultato apprezzabile. Ecco, pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. E allora mi sono convinto nella mia vita che quando tutto sembra perduto bisogna mettersi tranquillamente all'opera, ricominciando dall'inizio. Questo è il mantra di chi sostiene questo vessillo: pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Ok, procediamo avanti. Adesso andiamo nel... Grazie. Allora, ma vi ho convocato qui oggi per parlare di indifferenza, ok? Quindi trattiamo il tema del dialogo. Allora, e per parlare di indifferenza, a mio avviso è opportuno ripartire da un testo di Gramsci, di cui voglio leggervi qualche estratto, insomma, per non tediarvi troppo, sarò breve. Gramsci scrive nell'11 settembre del 1917, quindi cercate di capire la forza pionieristica della parola. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiano. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è bulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, opera passivamente, ma opera. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Odio indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo d'eterni innocenti. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno o pochi si domandano: ma se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Ok, queste erano alcune parti del breve scritto che ha fatto Gramsci, che si trova in questo libretto che consiglio vivamente per una lettura un po' più approfondita. E questo brano può essere considerato come una sorta di manifesto programmatico contro la gelida passione dell'indifferenza. L'odio è un sentimento forte. L'indifferenza è di coloro che lasciano essere le cose come sono. L'indifferenza è di chi si arrende al fatalismo. È un testo, Odio indifferenti, che può essere fatto fecondamente interagire con la nostra epoca, l'epoca del fatalismo, dell'indifferenza pienamente dispiegata, realizzata, e l'evo dell'indifferenza generalizzata, no? Dove tristemente riscontriamo l'assenza di quegli ideali utopici che avevano invece animato, infuocato il secolo XIX, ossia il XIX secolo. Noi siamo in un'epoca di postmodernismo, deve essere chiaro. Nel 1989 cade il muro di Berlino e viene meno quella tensione dialettica che animava il mondo, da una parte le democrazie occidentali, dall'altra parte il regime sovietico. Ecco, e oggi nel secolo che stiamo vivendo si riscontra un po' questa mancanza. Ecco,
E quindi, scegliendo di differenza, siete liberi di farlo, ma accettate il mondo così com'è. Lo lasciate essere qual è. E l'indifferenza, guardate bene, che è un'arma politica precisa. È proprio di chi lascia essere le cose come sono, il mondo così com'è. È l'accettare lo stato di cose. L'indifferenza è un'ideologia, quindi permettetemi il gioco di parole. L'indifferenza non è indifferente, ok? Ha già una propria valenza politica precisa. E quindi ecco perché l'indifferenza si rivela vigliacca, perché è una forma di deresponsabilizzazione dell'agire sociale. Mi spiego. Chi guarda il mondo in maniera fatale, col fatalismo, fa sì che anche il mondo diventi fatale. Cioè, l'indifferenza va a fatalizzare la struttura del mondo. Se tu pensi, e mi spiego meglio, che il mondo proceda autonomamente rispetto a te, se tu pensi che la tua azione non conti niente, se tu pensi che tu non abbia alcun peso specifico nel mondo, beh, allora il mondo diventa fatale, perché sei tu che lo vuoi e non è il mondo che lo vuole. Un mondo, e qua voglio essere preciso, un mondo che è pensato come incambiabile, intrasformabile, immutabile, lo diventa effettivamente. Quindi la fatalità altro non è che il prodotto dell'indifferenza, di più, è come un'arma bifronte, da una parte la fatalità, dall'altra parte l'indifferenza. Ecco, e allora per rispondere a questo che ho cercato di spiegare, sentimento freddo, che è l'indifferenza, occorre ergere tutta la nostra vita come una grandiosa presa di posizione contro l'indifferenza e il fatalismo. Occorre essere quindi, lottare contro l'indifferenza, avere un impegno civile, essere partigiani. E tutto ciò deve costituire una sorta di fulcro del nostro pensiero, il fuoco prospettico che costantemente va ad alimentare la nostra esistenza. E vi lascio anche una espressione che mi piace molto ricordare, prendo sempre da prestito da Gramsci, spirito di scissione. Insomma, lo spirito di scissione è lo spirito che anima e scalda quello che è l'animo di chi non si vuole omologare a quella massa amorfa, cefala di pecoroni che vediamo tutti i giorni, che si conformano, che seguono, che hanno un modo di pensare e di agire precostituito. Insomma, quindi dobbiamo imparare a defatalizzare l'esistente, quindi tornare a pensare il presente come storia, ok? E la società come in fieri, come in divenire, non come un mondo che è dato da sempre, no? Ma il mondo è il nostro esito pratico, definitivo solo temporaneamente, di una gira. La società non è un solido cristallo, ma è un organismo che è passibile, suscettibile di trasformazione. Odiare l'indifferenza, riscoprire il senso di storicità e della prassi, quindi della realtà come storia e prassi. Questo deve essere la nostra stella polare. Per chi non vuole definirsi indifferente, gli altri facciano come vogliono. Ok, e mi avvio verso l'ultima parte del mio intervento. E come oggi si può, perché alla fine dobbiamo arrivare un po' al sodo, come si può oggi non essere indifferenti? Tutti questi precetti, ma poi nel concreto come posso io non essere indifferente, come posso non essere omologato, come posso far mio uno spirito di scissione per mantenermi in filigrana Gramsci. Ecco, e oggi propongo un modello di filosofia con Norberto Bobbio. Norberto Bobbio è stato un grandissimo filosofo del diritto e io credo oggi che il compito degli uomini di cultura, di intellettuale, cioè, chiudo apro parentesi, oggi è, pensate alla follia, è un'epoca dove, questo lo diceva Costanzo Preve, l'intellettuale è più stupido della persona normale, quindi cercate di capire come si rovesciano i nessi durante la storia, chiusa parentesi. Quello che volevo dire è che oggi il compito degli uomini di cultura, di ragazzi intelligenti come sicuramente siete voi, e lo state dimostrando oggi, non è quello di raccogliere certezze, ma è quello di seminare dubbi. Questo significa essere un intellettuale oggi. E io non voglio profeti, non cerco profeti, per carità, ma io cerco persone che siano capaci di osservare la realtà e di descriverne le strutture, ok? E in tutti noi deve albergare, lo voglio ripetere, un senso di responsabilità civile. L'impegno quindi consiste in un lavoro di descrizione e analisi. E allora con Bobbio oggi propongo un modello di filosofia militante, se più rende l'idea filosofia dell'azione e della filosofia del dubbio. Jeremy Bentham diceva: obbedite puntualmente, ma criticate liberamente. Criticare, ne parlavo con qualcuno forse qualche giorno fa, nel senso nobile del termine, da critico, criticare da crino, giudizio. La critica è un vaglio, è una membrana che filtra e fa proprie le cose, non è una critica fine a se stessa, l'ingiuria, insomma. Quindi questa è la filosofia del dubbio, quella che propongo oggi. Occorre essere seminatori di dubbi, eretici per vocazione. E l'indifferenza costituisce in questo caso la vigliaccheria al massimo grado. Ecco, faccio un'affermazione un po' forte.
io credo che una vita consumata non militando, non parteggiando, ragazzi, non è degna di essere vissuta. Non si può vivere a caso. La grandezza dell'uomo si misura in base a quel che cerca, in base alla costanza, alla perseveranza con cui rimane a quella ricerca. È qua che si vede un uomo quanto è grande. Allora smettetela di dire che abbiamo poco tempo. È una sciocchezza, è un'assurdità, in verità ne perdiamo troppo. Marx scrive in una delle 11 tesi a Feuerbach che i filosofi hanno solo interpretato il mondo, però adesso si tratta di cambiarlo, seriamente. E ognuno di noi, con la propria opera umana, può cambiare almeno un frammento di questo mondo. E magari, non so, in un futuro questo frammento costituirà una lega preziosa, chissà. Cambiare il mondo, no? Una frase un po' da barba, vi assicuro che non è così lontana. Ecco, ecco perché vi ho invitato oggi qua. Perché spesso le idee si accendono l'una con l'altra, come quasi fossero delle cariche, delle scintille elettriche. E allora non occorre essere indifferenti, tutt'altro, no? Tesi alla costante ricerca del dialogo, del contraddittorio. Viva lo scontro, tutto, dicevano i greci, tutto è polemos, tutto è lotta, tutto è scontro. Scontratevi, tutti i giorni. Docendo dici tu, invece scriveva Gentile. Insegnando, poi si impara. Questo è il sale del discorso, del dialogo, capite? E quindi essere indifferenti significa, in ultima istanza, essere morti. E badate bene che i morti li porta via la corrente, i vivi la risalgono. Esistere significa essere partigiani e non indifferenti. Esistere significa poter scegliere. E allora come può un uomo accontentarsi di prendere in considerazione un'opinione e giovarsi di ciò? Beh, questo è un interrogativo al quale non troverò probabilmente mai risposta, ma le persone come me, voi, non devono andarsi per vinte e credere che anche nell'animo più freddo, più indifferente, possa almeno in potenza ardere una sorta di fuoco partigiano. La realtà, e mi voglio ripetere, non è una presenza data, ok? A cui ci dobbiamo adattare passivamente. Uso una terminologia un po' complessa adesso. La realtà è una processualità storica diveniente, ok? E in quanto tale può essere trasformata per il tramite della prassi. Cioè, il mondo non è un ente immutabile. Il mondo è un oggetto che è mutabile, continuamente mutante. Spetta a noi cercare di imprimere una forma. La realtà costituisce una possibilità. È l'opinione in forza della quale tutto dipenderebbe dalla fortuna e non vi sarebbe spazio alcuno per il libero agire umano. È diventata particolarmente, e questo mi preoccupa, potente ai nostri giorni, no? E questa opinione è una sciocchezza. Ma sapete quello che più mi angoscia? E qua insegna Orwell in 1984, che una bugia ripetuta più volte nel tempo, reiterata, poi diventa verità. Ecco perché occorre combattere. E insomma, quindi la capacità di intervento dell'uomo non è azzerata, questo deve essere chiaro. La fortuna, e qua invece cito Machiavelli, costituisce, diciamo metaforicamente, un fiume rovinoso, ok? Però gli uomini possono prevenire la devastazione ergendo degli argini lungo il fiume. E quindi occorre opporsi alla fortuna, al caso, chiamatelo come va, come vi pare, combattere eroicamente il fatalismo che abbraccia l'indifferenza. Ecco che la prassi trasformatrice, la filosofia dell'azione, è l'unica condizione per cambiare il mondo. Il mondo non è un oggetto da rispecchiare, non bisogna porsi supini di fronte al mondo, adattarsi cadavericamente su esso. Adorno parlava di cadaveri concettuali, ecco, molti dei giovani oggi sono cadaveri concettuali. Il mondo oggettivo in cui viviamo è il nostro prodotto e in quanto tale permette una costante interazione e di più la necessità di agire per cambiarlo. La realtà quindi non è altro che l'opera sempre rinnovata della prassi umana. Insomma, diamo la forma che vogliamo. Proverbialmente occorre darsi da fare per cambiare il mondo. Non bisogna accettare il mondo come se fosse una verità ineludibile. Agire per trasformarlo. Questo è il mantra di coloro che vogliono definirsi non indifferenti. E badate bene che l'indifferenza ha intrinsecamente questa capacità di appiattire ogni relazione umana, crea come delle bolle antisociali, annulla il dialogo in partenza, espunta le armi della critica, divora voracemente ogni slancio vitale e passionale. E alla fine della giornata, quando ci guardiamo allo specchio prima di andare a dormire, quello che conta di più sono soprattutto i rapporti umani che tu hai saputo tessere con le altre persone. Guardate che con l'indifferenza il gioco non vale la candela, perché la candela in questione è la vostra vita. Siamo tutte delle persone comuni, non siamo eroi, deve essere chiaro, anche perché il paradigma dell'eroe è cambiato nel tempo. Oggi l'eroe non è più chi sconfigge a colpi d'ascia alla chimera, oggi eroe è chi resiste. Quelli che valgono restano, diceva Brecht. E quindi, essendo tutte persone comuni, nessuno di noi è un eroe, ma ognuno nel proprio piccolo, e questo ve lo assicuro, può accendere una luce in una stanza buia. Grazie per l'ascolto.
Ok, il mio intervento è finito. Spero di essere stato eccessivamente prolisso. Va bene, adesso proviamo a creare qualcosa, insomma, una sorta di dialogo, no? Magari qualche riflessione, critica, appunti, anche domande personali su di me. Volentieri, dai, divertiamoci, siamo tra noi, ci conosciamo tutti. Ho salvato, Ha crashato adesso, l'ho salvato. Ok. Qualcuno che rompa il ghiaccio, insomma, grandi, piccoli. Cristian, chiedo. Dai. Oggettivamente qui si parla comunque di avere comunque un pensiero critico che sia proprio, no? Quindi di ognuna persona, ognuno di noi, che possa servirci, no? A non cadere nell'indifferenza. Ma secondo te come si può fare? Perché un conto è pensarlo, un conto è farlo, no? Nel quotidiano. Come si potrebbe fare, quindi, applicare il pensiero critico nel quotidiano per cercare di accendere questa luce nella stanza? Beh, prendo il microfono sempre che è meglio. Vai. Allora, bella domanda. Ok, divido la mia risposta in due parti. Prima lo spunto teorico, poi lo spunto pratico. Pensiero autonomo critico, sì, hai preso il punto. Nel senso che la via maestra in filosofia, nella vita, nel diritto, nell'economia, ovunque ci troviamo, è pensare con la propria testa, non pensare con quella degli altri, ok? Quindi questa è la prima cosa. E per sviluppare un pensiero critico, un pensiero autonomo, suggerisco la lettura di tre libri, ok? Il primo libro è La Repubblica di Platone. Platone è semplicissimo da leggere, semplicissimo. Una volta la filosofia la facevano nelle piazze, mica nell'università, facilissimo da leggere. La Repubblica di Platone, perché in Platone si impara le prime nozioni rudimentali su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è buono, ciò che è cattivo, e come si fa la città, la civitas, lo Stato. E con l'educazione civica ridotta a zero oggi in Italia, credo che una lettura appropriata di Platone sia da consigliare. E in secondo luogo suggerisco il quarto libro della Metafisica di Aristotele, perché si insegna il principio di non contraddizione, ok? Oggi la gente pazzescamente cambia idea da un momento all'altro, come se cambiare idea fosse qualcosa di cool. Cambiare idea è un'insufficienza di pensiero, vuol dire che quella che avevi prima, quella che avevi dopo non era fondata, capito? È una follia cambiare idea. Ok, l'ultimo libro che consiglio invece è Il discorso sul metodo di Cartesio, 50 pagine, si legge in 2 ore. E è bello, è interessante, perché insegna il metodo scientifico, il discorso sul metodo. E la scienza vince, non perché oggi la scienza vince non perché dice cose vere, ma perché dice cose esatte. Esatte significa ex actus, vere in base a ciò che io avevo ipotizzato. E guardate che quando succede ad esempio un Chernobyl, non si ricorre alla preghiera, si studia il caso scientificamente, si adotta il metodo e poi si oltrepassa l'ostacolo, capito? E la scienza vince perché non crede nel vero e nello sbagliato, nel giusto e nell'illecito. Non crede, no, in questi dualismi la scienza. La scienza ha in sé la capacità di credere che può essere superata. Popper parlava di una teoria è valida se è fallibile, capito? Se una teoria non è fallibile, allora non è scienza. Quindi questa capacità della scienza di essere continuamente superata. Ok. E poi pratico, esiste la politica per la pratica, tutti i giorni bisogna militare per non essere indifferenti, non so, bisogna urlare, scendere in piazza, l'arma migliore è coalizzarsi, la mia è una voce, con questa sono 30, non so, quindi bisogna coalizzarsi, bisogna cercare delle associazioni e bisogna andare da chi è tenuto, da chi presiede determinati enti, che disciplina determinate materie, e con questo si cambia il mondo, con l'attività quotidiana di lavoro, di strumentazione continua, avete capito? Insomma, è questo, la politica è il medium migliore per cambiare il mondo, e io questo credo, insomma. Ok. Edoardo mi guarda convinto, perché anche lui è un militante politico, dovete sapere. Ok, va bene, altro? Dai. Io? Sì, Giallo. Allora, io ti volevo chiedere se si può essere indifferenti al giorno d'oggi, in senso pratico. Non saremmo qui se non si potesse, esatto. Insomma. Se siamo qua, ci siamo riuniti, è una sorta di coalizione tacita,
vuol dire allora che non, cioè, che non siamo indifferenti. Se oggi chi è venuto qua ha preferito venire ad ascoltare una persona che comunque non ha alcun titolo di studio, si è formato sui libri da poco, ancora sono un giurista in erba, cioè ancora come persona sono un po' inettive, sto diventando, vuol dire che non siete indifferenti. Insomma, già questa per me è una presa di posizione, capito? Questa è una presa di posizione. Sedersi qui, ascoltare, dialogare. Questo significa non essere indifferenti, insomma. Ok, questo. Altro. Facciamo mezz'ora, eh? Insomma, dai, 10-15 minuti, tiriamo. Simo? Uye? Io stavo riflettendo un po' anche su quello che è stato il Novecento. Cioè, analizzando il Novecento, io mi chiedo se sia stata più dannosa l'indifferenza di fronte a certe ideologie o dall'altra parte la militanza, quindi una consapevole azione nei confronti a supporto di queste ideologie stesse, che poi si sono tradotte in regimi autoritari e tutto quello che poi è seguito per tutto il secolo, che ancora oggi ha forgiato, che è venuto a forgiare poi la nostra società. Sì, un ragionamento corretto e interessante, assolutamente. Il secolo XIX, il secolo breve, è stato un'epoca, è stato un secolo di indifferenza? Mi viene da dire certamente. Non solo di indifferenza, di più, direi anche di un certo tasso di inconsapevolezza. Diciamo che tutti i grandi accadimenti storici sono accompagnati da un tasso di inconsapevolezza, e credo che più il tasso di inconsapevolezza sia elevato e più i risvolti storici negativi siano importanti. No, parlavo, la mia non era un'apologia del comunismo, in apertura, attenzione. Quello che dicevo è che prima della caduta del muro c'era questa tensione dialettica che riusciva ad animare il mondo. La politica non era caduta anche in quella crisi assembleare in cui adesso non c'era la partitocrazia, non era così esasperata come adesso, ancor prima poi dell'avvento dell'Unione Europea le fette di sovranità erano più grandi, e quindi diciamo che si poteva andare a cercare un nesso di responsabilità più facilmente rispetto adesso. E io credo che in medio stat virtus, no? In mezzo sta la virtù e la verità. Hanno sbagliato da una parte e dall'altra. L'eccesso di sovranismo, questo, no? Il sovranismo schivo che poi ha prodotto quei regimi autoritari che hanno fatto quei danni, insomma, per utilizzare un linguaggio volgare, è perché c'è stato un nazionalismo schivo, è indifferente. Ognuno guardava a casa propria, capito? Quindi io penso che sia stato un secolo fortemente indifferente. Vale, cioè, da quello che pensavo io, ho letto anche recentemente un libro, non so se lo conosci, La banalità del male. Sì, di Amar, bellissimo. Che, per esempio, parlando del regime nazista, lui si è appunto occupato anche poi di indagare sui sostenitori del nazismo, e era famoso appunto il caso di una ragazza, di cui appunto ha parlato in modo rosso, che era diventata nazista solo perché i giovani della Hitlerjugend erano esteticamente belli. E quindi qui vediamo da un lato una totale indifferenza, cioè una superficialità in una cosa grave come questa sta diventando, ma dall'altra appunto c'erano persone che invece militavano ardentemente in quello che poi si è tradotto in uno dei più grandi crimini della storia. Sì, sì. Quindi, no. Da un lato c'è un'indifferenza che ha permesso a persone non indifferenti, come chi militava in determinati partiti, di fare i danni. Quindi sì, sì. Il danno, cioè, secondo me, non lo crea solo l'indifferenza, no, assolutamente, no. Ma anche la militanza senza un determinato pensiero dietro. Sì, ma me. Il problema, Simone, io penso che oggi nessuno ha più il coraggio di morire per le proprie idee. Quando tu sei posto di fronte alla morte, e questo è un altro problema, magari ne parleremo un altro giorno, che non si pensa più alla morte come facevano i greci, adesso si pensa solo a questo vitalismo sfrenato, non so, vabbè. Non si pensa più alla morte. Morire per le proprie idee, guarda che è un'idea nobile. La militanza politica, e Gramsci è il caso, Gramsci è stato incarcerato per 20 anni, è morto in carcere. Famose poi sono rimaste le parole del PM mentre lo accusava: dobbiamo impedire a questo cervellone di smettere di pensare per i prossimi 20 anni.
capisci? La militanza politica, quella vera, quella che osta, combatte dei regimi autoritari, si paga sulla propria carne viva, si paga morendo, capito? Adesso chi è che sarebbe disposto a morire proprio le proprie idee? Ma adesso questo discorso ha una presa surreale, una presa sul reale, fino a un certo punto, perché oggi non è neanche così facile morire per le proprie idee. E io penso oggi che il potere... È così. Io con i miei figli cerco di parlare, però un po' trovo un muro, certo, che è un po' il muro dei social, il muro di una vita che sembra che le cose interessanti siano altre. Quindi sì, se si sente il telegiornale si fa un confronto, è successo questo, è successo quello, abbiamo parlato anche stamattina oggi di crisi, cos'è sta crisi, cosa è successo, cosa è successo. Però se c'è l'occasione, per me un buco un po' grosso è dalla scuola, io ho questa idea. Te cosa ne pensi? Io penso che il discorso di una persona che abbia un po' di sale in zucca sia un discorso d'autocritica. Insomma, io parto sempre dall'autocritica. Il problema è che i ragazzi non hanno spirito critico. E questo è il problema essenzialmente per quanto concerne la mia di opinione, umilissima e personalissima. No, non c'è spirito critico. C'è questa tendenza continua nel ricercare l'approvazione, nel ricercare la fama, nel ricercare cose che poi finiranno. E questa è la cosa che, alla quale i ragazzi non pensano, hai capito? Sì, sì, assolutamente. Io penso che poi il discorso, poi certo, vada a cadere in un modo o nell'altro su quelle che sono le istituzioni, insomma. Poi sì, io devo dire che se sono come sono adesso, nel bene e nel male, io non che sia il depositore della verità, che sia meglio degli altri, ma gran parte l'ha fatta la famiglia, sì, ma la scuola. La scuola e la formazione personale, assolutamente. I libri che ho letto... Poi nella vita io credo che sia un po' così, ahimè, c'è un 50% che è regolato dal caso e l'altro 50% lo puoi fare tu. Se io non avessi avuto il giusto mix, la giusta mélange di concause, insomma, professori giusti, temperie giusta, forse mi sarei perso, insomma, avrei cercato una stella. E adesso cerco di essere una stella, ecco la differenza. Quindi sì, il buco secondo me è veramente molto scolastico. Io se dovessi salire un giorno al governo riformerei l'istituto scolastico dal primo grado fino all'ultimo, fino all'università, perché trovo dei difetti, dei deficit anche in strutture avanzate come la mia, come può essere un'università prestigiosa come la Bocconi. Quindi sì, il problema è che non abbiamo, cioè i ragazzi non hanno spirito critico, non riescono a discernere, non riescono a scegliere. No, dicevo prima, esiste significa poter scegliere, non riescono a scegliere, cioè si sceglie tutti i giorni in realtà. Il problema è che oggi c'è nella tendenza nel rimandare, sì ma poi tanto si metterà a posto, sì ma poi tanto è così, questo pressapochismo, questo qualunquismo, questo lasciarsi scivolare le cose un po' troppo addosso, e questo è un grande problema, che sembra che tutto non abbia un valore, no? Ha valore solo l'iPhone, ha valore, no? Quello che dicevo prima in apertura, la filosofia è inutile. Cosa siamo venuti a fare qua? Cosa siete guadagnato? Ma niente! Nel senso, il mio obiettivo stasera è mandarvi a casa con delle inquietudini. Se una persona stasera torna a casa e c'ha qualcosa che dice cazzo, però ho fatto il mio lavoro. questo io voglio fare stasera. Ok? Né più né meno. E quindi qua bisogna lavorare sin dalla tenera età, spingere sul dialogo, il contraddittorio, l'apertura, riportare l'educazione civica nelle scuole, sono tante cose su cui occorre riflettere. Però il buco è istituzionale, forse sì anche familiare, perché adesso il nucleo familiare si va un po' a disgregare, adesso so, genitori, non voglio parlare di politica, però il fatto che cioè, sui documenti vada a finire genitore 1, genitore 2, insomma, vabbè, non sono molto d'accordo, insomma, no? Si va a snaturare quello che è il nucleo essenziale della famiglia, quindi no, si perde un po' quel nido, però, insomma, l'incontro esula da questo. E quindi, no, insomma, bisogna lavorare proprio dalla tenera età, mi ripeto, sul contraddittorio, sul dialogo, sulla lettura. Cioè, oggi, un altro problema, 50 anni, 60 anni fa, la grandissima piaga in Italia era l'analfabetismo, ok? Non so né leggere né scrivere. Adesso si è sostituito un analfabetismo che è molto più sottile, bravo, che è molto più sottile di quello che c'era 50 anni fa, quello funzionale. Io so leggere, so scrivere, ma non capisco cosa sto leggendo e cosa sto scrivendo. Capite? Capite il grande problema? Insomma, questo è quello che penso. Vai, Giallo. Io volevo chiedere un'ultima cosa andando avanti con questo discorso.
Allora, tu, Lorenzo Valentini, che porti avanti i tuoi ideali e lotti per le tue idee, come pensi, uscito da qui, questa conferenza, se si può chiamare conferenza, perché sì, mi piace più chiamarla dialogo. Quindi ci bravo, sono Luca. E ti voglio chiedere, come pensi di coinvolgere questa generazione di ragazzi che non riescono a scegliere? Io, Giallo, sono un essere politico, mi piace definirmi così. Io adesso torno su a Milano e fondo il mio movimento parapolitico, insomma. Questo faccio. Poi chi vuole unirsi a me, chi vuole, insomma, coalizzarsi, è questo. È tutti i giorni, è la lotta continua. Però io ti conosco ormai da 2 anni, sì, e ti sì, posso dire che non convinci nessuno lo so, a seguire te. Lo so. Non convinci nessuno a portarli, dalla tua parte, quindi... attraverso i tuoi dialoghi, le tue espressioni, penso che tu possa... Ho capito dove volevi. Ah, sì, sì, certo. Ah, no, sì, sì. No, sono d'accordo. Cioè, sì, sì, no. La tua, ecco. Ho capito, sì. No, io cercherò di portare avanti le iniziative come queste, magari con degli ospiti. Adesso vi anticipo qualcosa, stiamo lavorando io e Edoardo, vogliamo fare un incontro sulla Costituzione, quindi cercare di fare in maniera molto rudimentale qualcosa, no? Qualche nozione di cultura costituzionale che oggi è minimi storici. Insomma, è da così che si lavora. Quindi cercherò di portare degli ospiti magari nel mio comune, cercherò di crearmi un seguito a Milano, continuerò a scrivere, a pubblicare sul mio blog, cercherò di divulgare. Poi sta nella bravura di un oratore, sta nella capacità di, no, di sintesi del relatore, dopo sono tante cose, il più è la bontà del messaggio, questo. Quindi sì, cercherò di fare quello che sto facendo adesso, insomma. Ce l'ho appena iniziato, quindi cioè, però se non inizio adesso, quando voglio iniziare? Va bene. Sì. Prima di tutto volevo farti i complimenti perché... Grazie. Sembri un vecchio travestito da giovane. Dice che 19 anni, sembra che tu ne abbia vissuti molti di più. Questo motto che Gramsci diffonde nel 1920 direi che è di straordinaria attualità 100 anni dopo. Assolutamente. Però devo dirti che da appassionato di storia del secolo breve, sono molti anni che studio quel periodo storico, devo dirti che sì, i filosofi non è vero che sono inutili, servono. Però preferisco l'azione di Giacomo Matteotti al pensiero di Antonio Gramsci e degli altri che hai citato. Ma quello che ti volevo chiedere, perché adesso tu stai vivendo da dentro il periodo, diciamo, dell'esperienza scolastica, è questo. Sei arrivato, hai detto tu, ad un ateneo prestigioso. E questa, che diceva la signora prima, da mamma, questa impreparazione della scuola, dell'istituzione scolastica, io non credo che sia casuale. Divide e timpera, dicevano. Quindi è un meccanismo voluto. Sì. Un meccanismo che vuole creare persone individualiste, sì, e indifferenti. Noi crediamo, perché oggi ci hanno dato questi qua di essere, sì, oppure il tablet che aveva prima, crediamo di essere molto più avanti, molto più preparati, molto più... E invece le analogie con gli anni 20 sono incredibilmente simili, molto simili. Certo, il minimo si è alzato, meno mortalità infantile, una sanità un pelino più, però in cambio è l'indifferenza quella che volevano. Io non sono qui a difendere i totalitarismi del Novecento, ma le plutodemocrazie giudaico-massoniche sono quelle che oggi ci hanno portato a questo livello di indifferenza. Allora io ti chiedo, tu cosa ne pensi? Pensi che sia un caso che la scuola non ci... No, assolutamente. Prepara? Io penso che ogni popolo, ogni nazione
sia il riflesso della propria classe politica, essenzialmente. Insomma, nulla è caso, questo è chiaro. Io penso che oggi il problema, ma sia anche a livello linguistico, sapete? E sempre Orwell nel 1984 parla della neolingua. Insomma, la neolingua è quell'unica lingua al mondo dove il suo vocabolario nel tempo viene restringendosi al posto che allargandosi, capite? Sempre meno vocaboli, sempre meno vocaboli, sempre meno vocaboli. E quindi si dà un modo di pensare e agire preordinato. Quando io lo parlo la gente ride, ma non c'è nulla da ridere. I francesi, ad esempio, non si piegano a ciò. Il francese non dice mouse, dice Maurice, che significa topo. Invece l'italiano deve utilizzare, no, la lingua anglofona, perché fa cool, e quindi in luogo di retroterra l'italiano dirà background, capite? Quindi il problema è anche a livello linguistico, ai giovani si dà un modo di pensare e agire preordinato. E poi la voce stonata, la voce fuori dal coro, no, te sei comunista, no, te sei fascista, no? Se tu ti sposti dal sentiero del politicamente corretto ma eticamente scorretto, allora sei fascista, allora sei comunista, sei subito allontanato se non sei nel mainstream. Ecco, altra, no? Perché vedi, mi prende. E, insomma, sei subito allontanato perché non sei in quello che è la via che è battuta, no? dalla classe dirigenziale. Ma insomma, io poi anche qui non voglio scendere in terreni troppo politici, ma sì, il discorso è questo, che oggi c'è un deficit di democrazia, le tecnocrazie sono al potere, ci sono delle istituzioni che hanno un deficit democratico, non hanno legittimazione popolare, insomma, ci sono varie cose su cui si può riflettere in altra sede più politica, però è proprio questo, insomma, nulla a caso, questi sono tutti dei meccanismi, no? Lenin parlava, no, delle elezioni, che noi siamo come delle marionette, no? Che siamo pilotati, no? Andiamo a votare quello che sappiamo che poi andrà al potere, cioè, insomma, tutto un gioco politico, nulla a caso, no, non ci credo al caso, io. Okay. Grazie. Che ora è? Un'ora esatta di dialogo, penso. Va bene, se avete altre domande, se no possiamo anche chiudere tranquillamente. Vale, sì. Io ti tiro una bomba a mano. Vai, la raccolgo. Come rapportiamo l'indifferenza, il discorso dell'indifferenza al discorso religioso? Perché dal mio punto di vista un religioso che segue quindi una filosofia di vita imposta dalla propria religione, da un lato è tutt'altro che indifferente, perché ci sono esempi di religiosi morti per i loro ideali, ma dall'altro secondo me non c'è nulla di più indifferente di appropriare i misteri della vita, del mondo, a una divinità. Sì, io ti lancio un'altra bomba così. Allora, discorso fede, insomma, io ho avuto un percorso un po' travagliato, che dire poco. Sai che secondo me, se vogliamo rapportare l'indifferenza alla religione, nessuno è indifferente, ti spiego perché. Perché oggi io l'unica religione salda che vedo, e questo mi dispiace, lo dico già, l'unica religione salda che vedo è quella dei mercati, quella della finanza, quella dell'economia. L'unico Dio che io vedo, l'unico, quello che fa davvero le omelie, è quello dei mercati, no? Le lobby finanziarie, questo. Quindi siamo sempre al solito discorso della rincorsa economica, conta solo ciò che può essere contato, vale solo quello che ha un prezzo. Io penso che veramente, se guardiamo la fede come dovrebbe essere vista, nella mia opinione, non vi offendete, l'unica religione, quella dei mercati, che esiste oggi, ed è chiaro, no, abbiamo tutto un altro, anche lì c'è una trasposizione del lessico in termini, vabbè, utilitaristici, vabbè, non parliamo di quello, però se guardiamo la religione da questo lato, economico, finanziario, che è poi quello che tiene in scacco il mondo, allora nessuno è indifferente lì, perché a tutti interessa arrivare lì, arrivare, e quindi la rincorsa al denaro, la rincorsa alla fama, la rincorsa a tutte quelle cose che poi, finita la giornata, valgono sì e no qualche lira, basta. Quindi io penso che non si è indifferenti nella fede, no, mai, quello è impossibile. L'indifferenza come l'ho trattata io stasera, poi altri tipi di indifferenza magari sono compatibili. Va bene, bella domanda questa.
E altra cosa, vabbè, tanto ormai, volevo fare un secondo incontro appunto sul discorso di fede, ma non riuscirò per livelli, proprio, non ce la faccio coi tempi perché torno tra poco a Milano. E voglio lasciarvi su questa cosa, magari ci riflettete un attimo. L'avevo scritto anche su Instagram, penso qualche mese fa, e sono ripartito da una riflessione di Croce, sì, ero ripartito da una riflessione di Benedetto Croce, con Galimberti, e ho detto che oggi siamo tutti cristiani, insomma, non possiamo non dirci cristiani, perché? Perché la nostra cultura è figlia di due filoni, quello ebraico e quello giudaico cristiano, e quindi essere cristiani è un modo di stare al mondo. Se tu non ti vuoi dire cristiano, cioè, per me anche un ateo, anche un agnostico, non basta che dica io sono ateo e non credo a Dio, io sono agnostico, sospendo il giudizio circa il divino. Sei cristiano ugualmente, perché sei inserito in una cornice culturale, secolare, stratificata, che fa di te un cristiano. Insomma, questo, quindi siamo tutti cristiani. Ma cosa fa di te un cristiano? Ma è tutto lo schema. La famiglia è un la famiglia è assolutamente un retroterra cristiano. L'idea di Stato, di nazione, ti assicuro che è cristiana. Sono tutte cose che sono cristiane. Tutti la disponibilità al dialogo, l'empatia verso i sottultimi, gli ultimi, sono tutti precetti, tutti valori cristiani, capito? E quindi chi mi dice io non sono cristiano, dico ma è una sciocchezza, ma io non ci credo a Dio, però sono cristiano, sai, capito? Insomma, questo era un po' il discorsino. Sì, 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 sì. Però Simone, stesso, quello che mi... Lo stesso ONU, sì, possiamo dire che bravo. È cristiano. Insomma, che è lì sull'ONU. Vabbè, comunque quello che volevo dire. No, quello che volevo dire è che, insomma, anche lì il discorso di fede, ahimè, oggi io ne vedo solo una, che è quella dei mercati. Poi il resto conta poco per me. Cioè, insomma, conta poco, conta relativamente.